Dopo l'esplosione dell'emergenza mondiale a causa del coronavirus, il WWF Italia ha stilato un documento che mette in stretta relazione la pandemia e la distruzione degli ecosistemi. Ne abbiamo parlato con tre rappresentanti del WWF Toscana. In questi ormai famosi, tragicamente, mercati cinesi si commerciano anche animali rari, animali selvaggi che dovrebbero rimanere, diciamo, nel loro ecosistema, e quindi si è creato un cosiddetto spillover. Spiegaci un po' che cosa si intende. Allora, innanzitutto buonasera. Dunque, il WWF Italia, sì, qualche settimana fa, in piena, diciamo, emergenza, ha pubblicato un documento molto interessante che ha un titolo eloquente che dice Pandemia e l'effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi. Sottotitolo Tutelare la salute umana conservando la biodiversità. E l'incipit di questo documento è una citazione di uno scrittore scientifico e divulgativo inglese che è David Quammen, che è eloquente di per sé, perché lui dice: laddove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie. Quindi ha paragonato di fatto l'incendio di una casa, di un bosco, a un'esplosione di germi, di microbi, di virus, di batteri che in quel posto avevano comunque trovato un equilibrio. Lo spillover, traducendolo letteralmente, significa trascimazione, trascimare, cioè quando un virus effettua un salto di specie, segnatamente da una specie animale a quella umana particolare, che è anch'essa animale, però insomma specifica il salto che c'è tra una specie e l'altra. Le cause studiate dal WWF Italia, che poi sono cause che la nostra associazione nazionale, non solo, anche quella internazionale, evidentemente riporta da anni, ma chiaramente ha bisognato di un approfondimento proprio in questi giorni di emergenza sanitaria, sono riconducibili a varie spiegazioni. La prima risiede un po' nel punto di partenza, un po' il genoma della SARS-CoV-2, cioè del Covid-19, che è quasi totalmente sovrapponibile, almeno per il 92%, a quello al genoma di virus presenti, di coronavirus presenti in chirotteri, quindi pipistrelli, nei pangolini. In modo particolare, diciamo, il chirotteri, i pipistrelli, che sono mammiferi volatili, come ben si sa, sono un po' la specie da cui è partito il virus, e i pangolini è la specie invece di passaggio che ha portato poi, stando a diversi studi, il virus a fare il salto di specie appunto nell'uomo. Per il loro modo di vivere, i pipistrelli, e vari documentari ce lo fanno vedere in maniera eloquente, cioè stanno anche a centinaia di migliaia tutti stretti, hanno un'incidenza di virus molto elevata, per cui è una specie, diciamo, che da quel punto di vista lì è produttrice di virus, che evidentemente finché stanno in un ambiente ben circoscritto è un conto. Quando questo ambiente viene in qualche maniera antropizzato, tant'è vero che il WWF Italia parla di una nuova era, diciamo, geologica, che è l'antropocene, che è quella che stiamo vivendo, cioè l'uomo al centro del mondo, ma non nel senso, diciamo, rinascimentale del termine, ma proprio dal punto di vista ecologico, quindi l'uomo che domina il mondo e che quindi col suo modello di produzione devasta areali, e nel momento in cui va a toccare determinati areali crea delle problematiche, per cui i virus presenti in quegli ecosistemi trascimano, come diceva lo scrittore all'inizio nell'incipit del documento, e non controllati riescano a infettare l'uomo. L'altro motivo è questo segnatamente in alcuni mercati, in modelli di produzione alimentari, diciamo, sia dell'Occidente ma soprattutto del sud-est asiatico. L'altro motivo sono gli allevamenti intensivi degli animali, soprattutto gli animali selvatici.
Noi dobbiamo tenere presente alcuni dati, che molte delle epidemie, delle pandemie degli ultimi decenni sono di provenienza animale, di provenienza animale selvatico. Facciamo l'esempio dell'HIV, che è partito dai primati dell'Africa centrale, West Nile, che ha avuto origine negli uccelli, e vettore, perché un ruolo importante lo fanno i vettori. In questo caso della zanzara, nel caso del coronavirus molto probabilmente il pangolino, che è un bellissimo mammifero, l'unico mammifero dotato di scaglie, peraltro quasi ridotto all'estinzione. Nel sud-est asiatico è stato ridotto negli ultimi anni dell'80% della sua quantità, proprio il numero di pangolini, perché diciamo, sì, le scaglie hanno non ovviamente non meglio precisati i poteri afrodisiaci, ma soprattutto la carne è molto ricercata e prelibata. Il pangolino, come dice un altro giornalista britannico, Ed Yong, che ha scritto qualche anno fa un libro che è anch'esso eloquente, già dal titolo, Contengo moltitudini, puntolini, i microbi dentro di noi. Dice, il pangolino è una massa brulicante di microbi. Alcuni vivono dentro di lui, soprattutto il suo intestino, altri sulla superficie, sul muso, sulla pancia, sulle zampe, sulle artigli e sulle scaglie. È un animale splendido che però ovviamente ha, diciamo, una flora, una fauna, chiamiamola così, batterica e virale importante, che nel suo areale fondamentalmente non provoca grandi conseguenze, ma nel momento in cui questo areale viene meno e forzatamente si commercia la carne di pangolino, in particolare purtroppo in alcuni mercati animali selvatici macellati sul posto, e quindi con anche di specie diverse, perché poi il coronavirus ha un RNA che si è adattato via via alle varie specie, co come un incastro, tenendo vari animali compressi l'uno sull'altro, macellati sul posto, vuoi per un graffio, vuoi per un colpo di tosse, vuoi per un morso, c'è stato appunto lo spillover, cioè il virus che non conosceva l'uomo, a un certo punto ha infettato l'uomo proprio per questi motivi. La causa, fra virgolette, di questa pandemia è proprio l'essere umano, perché finché un ecosistema rimane in equilibrio, come dice proprio il documento del WWF, i virus rimangono dove devono rimanere, perché i virus ce ne sono tantissimi sul pianeta Terra, però finché un ecosistema funziona bene, e quindi non viene deturpata la foresta, non vengono spostati animali, niente succede. Quindi io lo ribadirei ancora una volta, la causa di questa pandemia siamo noi, gli esseri umani, come dire, ce la siamo andata a cercare. Vediamo se questa volta abbiamo imparato la lezione, ecco, mettiamo così. Che cosa possiamo fare noi nella nostra vita di tutti i giorni? Quali abitudini possiamo adottare magari per cercare di impattare il meno possibile sull'ambiente in cui viviamo? Noi dipendiamo da ecosistemi sani, sani per il cibo, per l'energia, per l'acqua, per la biodiversità. E il loro continuo degrado contribuisce a fare cosa? Il cambiamento climatico, aumentando il rischio di disastri ecologici. E questo qui a fronte di cosa? Di una perdita di funzionalità di tutti gli ecosistemi, sia terrestri che acquatici. Questa è una catastrofe per il nostro pianeta e la stiamo, diciamo, capendo ora. Quindi che cosa noi dobbiamo fare? Rischiamo ora di perdere tutti i progressi molto lenti e molto sudati che sono stati fatti negli anni passati dalla politica di sostenibilità e di ambiente. E ora si dovrebbe andare nel post-pandemia a ricostruire quello che è andato perduto e stare attenti che non venga ripristinato dei vecchi sistemi. Perché? Perché questa pandemia, è bene ribadirlo giustamente, ha un taglio, una diffusione di carattere internazionale. A causa dei cambiamenti climatici che hanno quindi ridotto il famoso effetto cuscinetto. Riducendo l'effetto cuscinetto, chiaramente la natura non è più in grado di proteggerci. E poi, per il senso della globalizzazione, perché ora la globalizzazione noi la si intende come la famosa cover di un telefono che ci arriva in 10 minuti dalla Corea e costa 5 euro. La globalizzazione è anche questo: sono spostamenti da un posto all'altro del mondo con trasporto di virus. Questo qui anche
in forte correlazione, e non lo diciamo soltanto noi, ma anche scienziati e medicina, con l'inquinamento che è connesso al particolato ultrasottile. Il cibo ha il problema che se non viene utilizzato, come non viene utilizzato nel 40% delle nazioni ricche che lo buttano via, è una risorsa che è buttata via, ma è buttata via non solo perché è cibo e alimento, ma soprattutto perché è ricavata da preziose risorse naturali che l'hanno generato, che l'hanno prodotto. Per farvi un esempio, in Italia, quindi non in paesi diciamo americani che sono in eccesso, noi buttiamo via nel cestino 12.000 milioni di metri cubi di acqua dal cibo che buttiamo via, non dalle perdite della rete idrica, che corrispondono a un consumo di acqua di 19 milioni di italiani. Soltanto questo è un esempio sull'acqua, parliamo di emissioni in atmosfera. Con il cibo che buttiamo via, quindi con la sua produzione, con la sua indotto, trasporto, eccetera, noi emettiamo 24 milioni di tonnellate di CO2. E di queste qui, ben 14 milioni di tonnellate e mezzo sono soltanto col cibo che noi buttiamo nella spazzatura, il resto è l'indotto. Quindi è chiaro che noi possiamo contrastare la perdita di biodiversità, la scarsità d'acqua e il riscaldamento globale anche e soprattutto con scelte consapevoli e zero sprechi. Questo è e può essere la vera salvezza. Altri esempi: noi in Italia mangiamo mediamente, perché 400 grammi alla settimana di carne rossa, l'Istituto di Sanità ne consiglia 100, mangiamo 190 grammi di affettato, ne sono consigliati 50, quindi siamo fuori addirittura anche delle raccomandazioni tradizionali mediche, non soltanto quelle di consumo. Per fare un esempio a livello internazionale, la Cina, che sta rincorrendo gli Stati Uniti, era un grande paese agricolo, abituati a mangiare verdure, vegetali, da 20 chili di carne sono passati a 50, e questo stiamo parlando della media cinese. Nei grandi paesi cinesi è ancora di più alto. Il problema è principalmente quindi anche gli allevamenti. Noi abbiamo due tipi di allevamenti in Italia e in Europa: quello estensivo, che è fatto con gli animali a pascolo libero e nutriti a foraggio, e poi abbiamo quello intensivo, che è quello impattante, perché chiaramente la domanda è talmente alta che soltanto dall'estensivo non basta far arrivare in tavola questo alimento. Direi che come si dice, l'allevamento intensivo sia proprio una delle grandi battaglie del futuro. Esatto. Perché fa veramente tantissimi danni. Sono due mesi che siamo tutti chiusi in casa e, come dire, gli animali sono venuti a cercarci, fra virgolette, perché abbiamo visto tantissimi video nei giorni scorsi di elefanti, lupi, capre, pesci che si sono avvicinati, diciamo, negli spazi in cui viveva solamente l'essere umano. Sono video che fanno molto sorridere e che ci fanno anche riflettere un po' sul mondo senza di noi. Cosa ci stanno dicendo questi animali che vengono a bussarci alla porta, quasi ci chiedessero: ma dove siete finiti, cosa fate? Magari è proprio questo. O magari a me piace pensare che invece la natura ci sta tendendo una mano. Nessuno di noi avrebbe pensato che in così poco tempo la natura si sarebbe riappropriata di spazi che le erano stati negati. Perché ormai la Terra è una grossa scacchiera in cui di tessere vuote ce ne sono pochissime. E noi come umanità siamo poco propensi a condividere. Siamo sempre stati abituati ad essere il centro dell'universo, quando invece siamo solamente un ingranaggio di una ruota che, per girare bene, ha bisogno che tutti i suoi ingranaggi siano oliati bene e messi al posto giusto. Per cui, la natura cosa ci ha dimostrato però? Ci ha teso una mano e ci ha fatto vedere che basta poco per rivenirci incontro. La natura, diciamo, se n'è fregata se incontrava asfalto o cemento. Ha ripreso i propri spazi. Noi abbiamo visto anatre e germani reali con gli anatroccoli camminare per una strada, diciamo urbana, normalmente trafficata, senza pensieri, senza paure. E in questo momento c'è un animale che è stato al centro d'attenzione l'anno scorso, come il fratino, che sta nidificando in spiagge dove magari gli anni passati non avrebbe nidificato a causa della presenza antropica. Io che parlo da Orbetello, a Orbetello c'è una delle pochissime, forse l'unica garzaia urbana d'Italia, ovvero un dormitorio
È un posto dove gli aironi guardabuoi, dove le gazzette nidificano e dormono. In questo momento un attivista della nostra sezione che sta vicino a quella gazzaia ci sta dicendo che ha visto passare uccelli che di solito non si fermano, come aironi cinerini, che di solito stanno molto più lontano, sempre sulla laguna di Orbetello, ma nella parte meno antropizzata, tipo la Feniglia. L'altra sera due mignattai, che sono due ibis molto rari. Per cui la natura ci ha lanciato questa mano. Noi dovremmo essere molto bravi a saperla raccogliere. È per questo che sarà molto importante, fondamentale la fase 2. Tutti noi vorremmo scappare di casa e ributtarci come dei matti per strada, al mare ed andare dappertutto. Però è importante che questa fase 2 sia fatta a step anche per la natura, in modo da dare il tempo alla natura di fare magari quel mezzo passo indietro, noi un mezzo passo avanti, e sperare che invece di tornare a parti molto distanti come era prima del Covid, magari a parti più intrinsecate, in un mondo in cui si possa interagire meglio. Ecco qua. Sono d'accordissimo, fra l'altro in chiusura ricordo che siamo tutti da 2 mesi chiusi in casa, tutti noi credo, quasi tutti abbiamo sperimentato il telelavoro perché siamo stati obbligati e ci siamo resi conto che stiamo benissimo, siamo molto meglio così. Siamo tutti più rilassati e lavoriamo forse anche di più, ecco, questa è la mia nota personale, e quindi io spero davvero che questa pandemia ci insegni a tutti qualcosa. Ho i miei dubbi perché insomma anche nel resto del mondo hanno ricominciato come prima, se non più di prima, perché appunto per diciamo riprendere il tempo perduto nei 2 mesi di blocco. E comunque vi ringrazio tutti ancora una volta, Roberto Marini, Luca Maggiolini e Marco Beneforti del WWF Toscana, grazie ancora per essere stati con noi. Grazie a lei. Ciao Marie.